Buongiorno ragazze, oggi facciamo dei begli esercizi sui prodotti notevoli passo a passo. Per chi ha il libro Digimat, la teoria sui prodotti notevoli la trova a pagina 140. Cosa sono i prodotti notevoli? I prodotti notevoli sono delle operazioni, delle espressioni algebriche che se eseguite calcolo per calcolo sono molto lunghe, tediose e i calcoli così lunghi possono aumentare il rischio di errori di calcolo. Ma questi prodotti notevoli possono essere risolti applicando una regoletta a memoria. Allora, il primo prodotto notevole è la somma per la sua differenza. Vediamo un po', io ho meno pagina 182, numero 577, aperta tonda, meno 2ABC più 4 per, aperta tonda, meno 2ABC meno 4. Proviamo a risolverlo come un normale prodotto di due binomi. E come bisogna risolverlo? Bisogna risolverlo in questo modo. Il primo termine del primo binomio per il primo termine del secondo, il primo termine del primo binomio per il secondo termine del secondo, il secondo termine del primo binomio per il primo termine del secondo e il secondo termine del primo binomio per il secondo termine del secondo. Procediamo. Togliamo tutte queste freccine. Quindi abbiamo detto, risolviamolo come se non fosse un prodotto notevole, senza regoletta a memoria. E allora facciamo, sciogliamo le tonde. Prima moltiplichiamo i segni, il primo per il primo, meno 2ABC per meno 2ABC, meno per meno, più 2 per 2, 4 a per a alla seconda, b per b, b alla seconda, c per c, c alla seconda. Poi il primo per il secondo, meno per meno, 4, meno per meno più, 2 per 4, 8, a per 1a, B per 1B, C per 1C. Il secondo per il primo, più per meno meno, 4 per 2, quindi abbiamo detto, ricapitoliamo, colore giallo. Allora, meno 2BC per meno 2BC e ci ha dato più 4 al quadro b quadro c quadro, ok? Poi meno 2bc per meno 4 e ci ha dato più 8abc. E ora dobbiamo fare, cambiamo colore, mettiamo un bel arancione, più 4 per meno 2abc e diventa più per meno meno 4 per 2 8 ABC. Vi ricordo che quando moltiplichiamo una parte letterale per un monomio che non ha parte letterale, è come che quella parte letterale venga moltiplicata per 1 e rimane uguale, ok? Andiamo avanti. Moltiplichiamo adesso qua più 4 per meno 4, più per meno meno. Ops, cambiamo colore, mettiamolo bianco. Ok, più per meno meno. 4 per 4, 16, uguale. Allora, ora cosa dobbiamo fare dopo aver fatto tutte le moltiplicazioni? La riduzione dei termini simili, cioè dobbiamo fare la somma algebrica di tutti quei monomi che hanno la stessa parte letterale. Ora, più
più 4 a quadro b quadro c quadro rimane così com'è, perché c'è solo lui, ok? Più 4 a quadro b quadro c quadro. Più 8abc meno 8abc sono due monomi opposti e si elidono, ok? Meno 16 che rimane così com'è perché è da solo, ok? Allora, abbiamo fatto una marea di calcoli, ma si può risolvere con una regoletta a memoria? Sì. Il prodotto di una somma per la sua differenza è uguale al quadrato del primo termine meno il quadrato del secondo termine. Il prossimo esercizio, sempre del numero che abbiamo detto prima, sempre del 577, lo facciamo applicando la regoletta. Scriviamo il secondo numero del 577, aperta tonda, 3xy quadro z alla quarta, aperta tonda, più 3x più 3xy alla seconda, z alla quarta, più 1, più 1, quindi è una somma, e lo moltiplichiamo per, aperta tonda, 3xy quadro z alla quarta meno 1 uguale. Notate che è la somma per la sua differenza, ok? Ripetiamo a voce alta la regoletta. La somma per la sua differenza è uguale al quadrato del primo termine meno il quadrato del secondo. Quindi, qual è il quadrato di più 3xy quadro z alla quarta? Basta moltiplicare questo monomio per se stesso. Più per più, più. 3 per 3, 9. X per x, x alla seconda, y quadro per y quadro, y alla quarta, z alla quarta per z alla quarta, z all'ottava. Ora, meno il quadrato del secondo termine, 1 per 1, 1. Quindi questo è il risultato di tutto questo esercizio. Vogliamo essere sicuri che risolvendolo senza applicare la regoletta avremmo avuto lo stesso risultato? Vediamo. Moltiplichiamo il primo per il primo. Il primo per il primo. Poi, vabbè, prima facciamo questo. Facciamolo qui sotto. Qui mettiamo un uguale. Qui, uguale. Allora, facciamolo qui sotto. Allora, più per più, più 3 per 3, 9, x per x, x alla seconda, y quadro per y quadro, y alla quarta, z alla quarta per z alla quarta, z all'ottava. Poi, più per meno, meno. Ora facciamo il primo per il secondo, più, prima i segni, più per meno, meno, 3 per 1, 3, ops, qui prima i segni, poi i coefficienti, 3 per 1, 3, poi le parti letterali, x, y quadro, z alla quarta rimane invariato, ok? Adesso dobbiamo moltiplicare il secondo per il primo, più per più, più, ops, ho sbagliato colore, scusate, mettiamo bianco, più per più, più, 3, allora, 1 per 3, 3, x, y alla seconda,
z alla quarta e poi moltiplichiamo. Abbiamo fatto il primo per il primo, il secondo voglio dire per il primo. Ora facciamo il secondo per il secondo. E diventa più per meno meno. Più per meno meno. 1 per 1, 1, meno 1, ok? Uguale. Facciamo la riduzione ai minimi termini, dei termini simili, voglio dire. Più 9x quadro, y quadro, z all'ottava è l'unico, è da solo, lo riscrivo. Più 9x alla seconda, y alla quarta, z all'ottava. Invece, meno 3xy quadro z alla quarta e più 3xy quadro z alla quarta sono due monomi opposti, si elidono. Si elidono. Meno 1 rimane così com'è. Quindi, come potete vedere, con la regoletta da studiare a memoria e con il calcolo fatto passo a passo, il risultato è il medesimo, lo stesso. Quindi, siccome con la regoletta da studiare a memoria, risparmio calcoli, risparmio tempo e riduco la probabilità di fare errori, devo sempre preferire per i prodotti notevoli la regoletta a memoria. Se siete nei guai perché non vi ricordate la regoletta a memoria, vi fate tutto il calcolo. Se non fate errori di calcolo, vi darà giusto lo stesso, però state facendo diventare un esercizio molto piccolo, enorme. Poi tenete conto che l'esercizio è applicare la regola, non fare il calcolo. Quindi, anche se il risultato sarà corretto, magari il voto che vi verrà dato sarà più basso perché l'esercizio è proprio applicare la regola. Ok, nel prossimo video vedremo i quadrati di un binomio e io vi saluto, ok?